incontro. In questo incontro parleremo un po' della biologia del lupo, della sua distribuzione e delle dinamiche che stanno avvenendo nei nostri territori. È sempre più importante avere un approccio scientifico alla questione del lupo. Sì, spesso si sa poco e quello che si viene a sapere magari lo si conosce per chiacchiere, diciamo, che si trovano in giro, quindi avere delle nozioni che diano la possibilità al cittadino di farsi un'idea propria con dei dati che siano reali è fondamentale, in modo che ognuno possa farsi la sua propria opinione, però basandosi su dati, insomma, reali e non fantasiosi, insomma. La coesistenza tra, diciamo, anche allevatori e questi grandi predatori, appunto, non solo il lupo. Recentemente hai parlato anche, hai espresso la tua opinione anche sulla questione dell'orso. È possibile comunque? Sì, la coesistenza è possibile, certo non è facile, nel senso che ci ritroviamo con un ambiente che sta continuamente cambiando e abbiamo dei nuovi scenari, l'aumento degli ungulati ad esempio, che porta poi anche alla presenza dei predatori che poi si vanno a scontrare con quelle che sono le attività produttive locali e che quindi vanno gestite nel modo migliore, insomma. Ma la base è sempre la conoscenza. Se si conoscono gli animali e le loro dinamiche, si va meglio poi a gestire quelli che sono i conflitti con l'uomo.